spero rapidissimo, oggi così, perché c'è Andrea che mi sta aspettando, dobbiamo uscire. E allora, ho finalmente usato il primo dei tre fondotinta di pupa che ho preso a 10 euro e ho deciso di cominciare con l'Active Light che io ho nella colorazione 001, sì, ciao, 010, che è sostanzialmente la più chiara in assoluto e è perfetta, per me è veramente perfetta. Ho deciso di cominciare con questo perché questo è attivatore di luce pelle perfetta. Visto che non devo stare fuori moltissime ore perché andiamo soltanto a cena, allora ho deciso di vedere con questo anche un po' per vedere che effetto fa sulla mia pelle, visto che comunque è un concentrato di siliconi e non solo. E ho il free, vediamo, vi farò sapere come mi troverò, però comunque. Il colore per me è perfetto. Come base labbra, come sempre, la crema riparatrice di si vede un cacchio di Bioficina Toscana, ma vabbè, fortunatamente ve ne ho parlato ampiamente in altre sedi. Correttore che ho praticamente terminato il Cancella Età di Maybelline, che è quello con la spugnetta, eccetera, eccetera. Il colore light è il mio, è perfetto per il mio colorito non colorito. E ok, e questa è la base. Allora, occhi, ovviamente sempre primer potion come base. E vi volevo fare vedere questa palette di Smashbox che io con uno sconto di più di 26 euro da Limoni ho pagato soltanto 13 euro. Questa è la Cherry Smoke, eccola qua. Io non ho mai provato nulla per occhi di Smashbox, ma veramente a parte quel mini kit per sopracciglia, non ho mai provato niente in generale. E questa è la palette. Allora, se vi ricordo, vi metto una foto dei colori che ci sono sul web di questa palette, perché vista così è assolutamente un'altra palette, cioè non è quella che io vedo dal vivo facendovela vedere qui. Comunque, come base non è comunque virgola. Allora, nell'angolo interno dell'occhio ho usato questo qui che è un color bronzo. Su tutta la palpebra mobile ho usato questo colore che a me ricorda un po' i Daphne, non so se uno o due, ma così non si vede un cacchio di niente. Vabbè, inutile proseguire, no? A farvi vedere, chissà se sul fazzoletto vedete il colore. Vabbè, comunque, questo nell'angolo interno dell'occhio, questo su tutta la palpebra mobile, questo e questo glitterino e questo matte insieme nella piega dell'occhio a sfumare verso l'interno. Questa è la palette, vi invito assolutamente a vederla dal vivo perché è scriventissima in una maniera che veramente sinceramente ente, sono di nuovo nel loop degli ente, non mi aspettavo. Poi invece nell'arcata sopraccigliare ho usato di Armani questo qui che è il colore chiaro, l'illuminante, che mi piace moltissimo, che vi avevo già fatto vedere anche in un altro video. Poi ho tracciato una riga di eyeliner con questo nero matte, questo qui della stessa palette, e ovviamente con un pennello adatto per l'eyeliner. Poi, come mascara continuo a usare, dura tantissimo questa Travel Size dello Zoom Lash di MAC, vi faccio vedere per la milionesima volta lo scovolino che a me piace molto. Questo è uno di quei mascara che all'apertura e anche per settimane dopo sono molto liquidi. Questo mascara è liquidissimo, tant'è che quando al mattino non metto quasi niente sugli occhi o soltanto il Soft and Gentle di MAC e ho fretta, non lo uso. Perché con questo qui mi sporco facilmente. Ne uso altri con una formulazione un po' più asciutta, ma comunque questo mascara per 10 euro credo mi durerà come una full size. Quindi mascara, poi nella rimenterna dell'occhio invece questa matita verde
di Bottega Verde, che non è un caso, ve la faccio vedere qui. È un verde muschio. In questo periodo io il verde nella rima interna dell'occhio lo sto usando tantissimo. Non so perché mi è preso il trip del verde nell'interno dell'occhio. Sopracciglia, questa matita di MAC che è la Deep Brunette, ve la faccio vedere sempre qua. Che come sempre tutte queste matite che compro, le compro dopo che le usano su di me e regolarmente quando poi le uso io mi vedo come peo pericoli, ma non importa. Dopo aver messo la matita ho pettinato le sopracciglia con questo eyebrow, cioè il gel fissante di Catrice con cui mi trovo benissimo. Sulle guance l'Hot Mama di The Balm, che è un blush sempre stupendo e meraviglioso, ed è questo qui, anche questo conosciutissimo sul web, perché volevo un qualcosa di un po' luminoso. Per finire sulle labbra la matita di MAC Beat, questa qui che vi faccio vedere sempre qui sulla manina, che è un rosso fragola stupendo, molto 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 bello. Io queste matite di questa tipologia di MAC per le labbra le sto molto rivalutando. E invece come rossetto il Diorific 005 Daring Shock di Dior che vi ho fatto vedere. Magari adesso questo rimuovo la parte sopra, ok, che vi ho fatto vedere in un video haul, quindi quello lì più chiaro dei due che vi ho mostrato, che come vi ho anche già detto è quello che mi piace di più. Vi farò sapere anche come resiste alla cena, visto che sto andando a mangiare. È molto cremoso, è molto luminoso, ha un'applicazione molto molto facile, pur non essendo di quei rossetti che vi scivolano via assolutamente. Ha la giusta applicazione. La prima volta che li ho usati non mi hanno impressionata più di tanto, quindi boh, vedremo se supererà questa sera la prova pizza. Io mangio sempre la pizza, lo so, non riesco a farne a meno, magari nel 2015 mi metterò a dieta, camma fa, va bene lo stesso. Io e i miei orecchini natalizi vi salutiamo, credo che sia già veramente troppo tardi e ci vediamo alla prossima.